Signore e signori, il Presidente del Consiglio dei Ministri, Matteo Renzi. Buongiorno a tutti, buongiorno, buongiorno a tutte le autorità, buongiorno ai bambini e ragazzi che sono lassù in cima. E che ci fate là? Non possiamo farli passare anche. Saranno cittadini? No, non si può. Dopo, dopo, perfetto. Bello, ma ci sarete già stati visto che. Qualche viaggio già è stato fatto. Signor Sindaco, cara Fabrizia, abbiamo iniziato insieme quest'anno e oggi continuiamo un percorso che è un percorso naturalmente per tutti noi, un percorso di bellezza, ma che per i sindaci, lo sanno bene i signori parlamentari che sono qua, è un percorso amministrativo complicato. Giustamente ci sono voluti non molti anni per realizzare l'opera, però tutti noi sappiamo che solitamente ci vuole molto più tempo per sistemare le scartoffie burocratiche che non per realizzare pure dei capolavori assoluti. E quindi anche per un sindaco oggi è un giorno di festa assoluta. Gentile Ivette, cara Presidente, hai detto delle cose molto belle sulla montagna che in qualche modo ci permette di abbracciare l'intero massiccio del Bianco, ci permette di vivere un'esperienza. Poi ho capito che tu vieni da una famiglia di guide, quindi credo che a maggior ragione per chi dà del tu alla montagna, alle sue difficoltà e alla sua bellezza, oggi sia un giorno particolare. Caro Augusto, caro Presidente, noi siamo davvero felici di non soltanto oggi formalmente inaugurare, ma anche di dire a tutte le italiane, a tutti gli italiani, a tutti i nostri amici francesi, a tutte le persone che vogliono bene a questa valle, che vogliono bene a questa regione, che c'è un motivo in più per visitare la Valle d'Aosta, che c'è un motivo in più per godere della Valle d'Aosta, che c'è un motivo in più per vivere un'esperienza in questo luogo dello spirito e della bellezza. Naturalmente non è soltanto questo ciò che va caratterizzato oggi. Io vorrei che il primo pensiero andasse alle donne e agli uomini che hanno fatto l'impresa, a quelli cioè delle aziende, ai lavoratori, alle lavoratrici, ai progettisti, perché deve essere particolare lo spirito di chi, 500 persone, ci diceva la Presidente, ha vissuto un'esperienza così intensa. Probabilmente ciascuno di noi, devo dire che questo unisce sia l'Italia che la Francia, ricorda i costruttori di cattedrali. I costruttori di cattedrali nel Medioevo iniziavano delle opere che non avrebbero finito loro. Iniziavano delle opere di cui avrebbero beneficiato i propri figli, talvolta i propri nipoti. Eppure c'era, ci sono delle pagine bellissime, sia di scrittori francesi che di scrittori italiani, su come posare quella pietra fosse per il semplice operaio, per l'architetto o per l'ingegnere, qualcosa che dava senso all'esistenza di una donna e di un uomo. Perché partecipare alla grande impresa è molto di più che semplicemente lavorare. Eppure la nostra Costituzione dice che il lavoro è la base di tutto, che quindi noi siamo una Repubblica democratica fondata sul lavoro. Ci può essere qualcosa di più importante del lavoro? Sì. L'idea che lavorando si contribuisca a una grande impresa che nobilita una comunità. Ecco perché il primo pensiero va a chi ha perso del tempo, ha dedicato del tempo, ha impiegato del tempo, ha goduto del tempo nel costruire quest'opera, che è però non semplicemente un'opera, è un'opera bella, è un'opera di innovazione, è un'opera di ingegneria straordinaria. L'Italia è anche questo. L'Italia è la capacità di essere in tutto il mondo un punto di riferimento assoluto sull'innovazione e sull'ingegneria. Noi non ce la raccontiamo bene, noi siamo sempre pronti a lamentarci di noi stessi, di tutte le cose che non vanno, che ci sono e che naturalmente devono essere cambiate. Non si può nemmeno fare l'errore opposto di dire che va tutto bene, madama la marchesa. Ma quante cose straordinarie ha il nostro paese, in particolar modo nel settore dell'ingegneria, in particolar modo nel settore dell'innovazione. Siamo leader mondiali in questo e talvolta non ce lo ricordiamo. Siamo capaci di fare cose che in altre zone del mondo non sono in grado di fare. E non è un caso se nel mondo globale tante intelligenze italiane, tante aziende italiane vengono chiamate, è successo anche durante il periodo della crisi, a risolvere problemi complessi dal punto di vista ingegneristico, dal punto di vista architettonico. Ecco perché dobbiamo essere orgogliosi della qualità di quest'opera. E poi naturalmente c'è molto dell'identità italiana,
nella volontà profonda di gustare il bello, che è il bello di un'opera d'arte, di un capolavoro, ma è il bello che la montagna, il paesaggio, l'ambiente di questa straordinaria regione esprime in modo peculiare e sempre sorprendente. Ecco perché io credo che quando Augusto ricordava a tutte e a tutti l'importanza, la necessità di avere un momento di, non dico di solitudine, ma di riflessione, un momento di colloquio con se stessi che la montagna fatalmente e straordinariamente apre, non stava semplicemente dando un consiglio per il viaggio, ma stava raccontando che forse questa funivia, questa Skyway, è qualcosa di più di un semplice mezzo di trasferimento. È un'esperienza che ti porta in alto. Per chi come me soffre di vertigini, vi dirò alla fine come è andata a finire, ma tutto sommato ci sono delle vertigini dell'anima dentro ciascuno di noi che sono il vero modo per essere degli uomini e delle donne, non semplicemente dei numeri. Viviamo un tempo nel quale vogliono farci credere che siamo semplicemente dei numerini, dei codici, dei pin. Noi siamo qualcosa di più. Siamo donne e uomini che hanno voglia di provare delle emozioni, di viverle nel rapporto in particolar modo con la natura. Ecco perché io credo che questa funivia sia una grande occasione. Tuttavia, non posso non dire oggi, in questo momento, anche un'esperienza personale che voglio condividere con voi, e poi si va su perché non vorrei farla troppo lunga, anche perché il sole è straordinariamente organizzato e quindi dobbiamo assolutamente partire. E che è questa: io vengo da un vertice europeo, fatto ieri sera, su un tema complicato, la Grecia, la situazione economica in quel paese, e però ieri intervenendo gliel'ho detto. L'ho detto anche al presidente Hollande domenica, dove sarei stato oggi, vale a dire sul tetto d'Europa, in cima all'Europa. Ieri eravamo nel cuore burocratico dell'Europa, nel cuore, nel palazzo delle riunioni del Consiglio europeo. Oggi facciamo un'esperienza diversa, saliamo in cima all'Europa. E mi piace per riprendere la frase che ha citato Yvette, quando ha detto, vediamo se la cito a memoria per bene, quando sali in alto vedi più lontano, e quando vedi più lontano sogni più a lungo. Sogni più a lungo. Sarebbe interessante domandarsi quanto questa Europa ha bisogno di tornare a sognare, quanto debba smettere di essere soltanto un luogo nel quale le discussioni che facciamo sono discussioni burocratiche. Ecco, sarebbe stato forse interessante che il vertice del Consiglio europeo l'avessimo fatto in cima alla funivia. Tecnicamente improponibile, però perché no? E allora mi piace il pensare che con quest'opera diamo anche un piccolo contributo a che l'Italia torni ad essere orgogliosa di quello che fa, a che la Val d'Aosta sia sempre più un luogo da visitare e anche naturalmente per gli abitanti da vivere, a che tutte le donne e gli uomini della comunità di Courmayeur si sentano intimamente legati non soltanto al proprio monte. Non riapro la discussione su chiamare Courmayeur Mont Blanc, Courmayeur Mont Blanc, che mi hanno fatto tutta la lunga storia durante i giorni della vacanza sulla neve che ho fatto in questo inizio dell'anno. Ma c'è un passaggio fondamentale che serve a Courmayeur, serve alla Valle d'Aosta, serve all'Italia per tornare a essere orgogliosa, e serve all'Europa perché l'Europa sia la casa dei popoli e non soltanto un luogo della burocrazia. Ecco, io credo che questa funivia, che questa Skyway, oggi sia un grande regalo che viene fatto alle donne e agli uomini del nostro tempo. E allora, bando alle ciance, i ragazzi anche loro dopo, andiamo a vedere come questo spettacolo non soltanto è un'occasione di bellezza paesaggistica, ma anche un'occasione per il cuore di tutti e di ciascuno. Buon lavoro e in bocca al lupo.